Ben ritrovati amici di tuttobari.com, il Bari espugna il campo della Cavese, siamo andati in giro per la città a chiedere ai tifosi biancorossi il bilancio su queste prime tre giornate. Andiamo! Ieri è stata una bella vittoria a Cava dei Terreni, 3-2, un campo difficile, che Bari ha visto? Senti, il Bari quest'anno mi dà fiducia e sono convinto che andrà in Serie B, però c'è da correggere, perché prima che cominciamo il campionato io ho detto che il mister Autini deve curare la difesa. Poi una squadra che vuole vincere il campionato non può subire due gol a partita, quindi ripeto, deve correggere molto la difesa, anche perché veniamo da un'esperienza di l'anno scorso. Diciamo sommariamente, che Bari sta vedendo, a parte il problema della difesa? Un bel Bari, un bel gioco, poi capirai, sulla carta siamo superiori agli altri, guardando i nomi. A me è piaciuta, e che ne dicono gli altri? Diciamo, è una migliore. Dove secondo lei? Per me devono migliorare dietro e centrocampo, il resto passerà tutto, verrà tutto bello, perché giocano bene. Finalmente vediamo di scuola pallone. Da dritto portiere fino a non ci trova. Mezza squadra. Cioè, dietro, il centrocampo mi sembra. Devono migliorare, Renzo, devono migliorare, devono fare amalgama, come si diceva una volta. Vabbè, ci vuole tempo, diciamo, ci vuole ancora tempo. Un voto sul mercato, è soddisfatto? Sì, mi è piaciuto, ottimo. E cosa manca? Secondo lei manca qualcosa, qualcosina? No, specialmente con gli ultimi due arrivati, Citro e Montalto. L'impressione è stata positiva, perché viene da una vittoria e da un pareggio, e anche se quella con il Teramo sarebbe dovuta essere una vittoria, però voglio dire, tutto sommato è un bilancio positivo, tre partite, due vittorie e un pareggio. Secondo lei cosa dovrebbe correggere? Che cosa dovrebbe migliorare secondo me nell'attacco? Il centrocampo è... e poi deve imparare. So che è difficile, deve imparare che quando c'ha qualche calciatore di buona fattura non se ne deve liberare. Bari, diciamo, si ama, non si discute, almeno diciamo, io sono un vecchio cuore biancorosso, mi dispiace seguire a distanza, però le critiche così, bisogna anche capire la società che ha investito un sacco di soldi in un periodo particolarmente difficile. E bisogna aspettare i risultati non vengono dall'oggi al domani. Comunque la sta convincendo, diciamo, sì, sette punti in tre gare, un buon bottino. Sì, è troppo prematuro per tirare delle somme. Aspettiamo quantomeno al giro di boa, al girone d'andata, per poter, diciamo, fare un bilancio. È un Bari nuovo, un Bari che potrà dare molto e potrà eccellere in classifica, assolutamente. Ma secondo te dove dovrebbe migliorare, in quale reparto, da quello che hai visto? Un po' sicuramente la difesa, qualcosina da rivedere c'è sulla difesa, e anche lo stesso centrocampo, si muovono abbastanza bene, ma qualcosina c'è da rivedere, speriamo bene, dai. Questo nuovo allenatore, sì, c'è gioco, c'è grinta e c'è qualcosa in più che non abbiamo visto negli altri anni. Oh no, niente proprio, è sempre da soffrire, non è una squadra che può commettere come l'anno scorso la Regina, che dove andava, vinceva, non va neanche. Ma che cosa non la convince, diciamo? E se ti dico la verità, è proprio perché abbiamo dato la squadra in mano a questo qua, De Laurenti, che non, a me non, le piace. Non mi piace. Quindi lei, diciamo, non ha fiducia in questo Bari? No, niente proprio. Dopo la delusione dell'anno scorso. Deve migliorare ancora questo Bari, perché non lo vedo così in forma come... Spero che nelle prossime partite dia soddisfazione di gioco. Ma cosa non l'ha convinta maggiormente? La difesa. Molto scarsa, anche le partite precedenti che era scarsa, perché prendere due gol alla volta è pesante. Mentre per quanto riguarda il mercato, che voto darebbe al mercato del Bari? Per me è buono, dei giocatori abbastanza, però devono migliorare. E l'inizio ancora, non diamo colpa, perché devono prendere anche il fiato della città, della squadra, tante cose.